Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta pomeridiana con il vostro Yugufo. Cari followers, buon pomeriggio a tutti voi. Oggi vorrei parlare di quello che sta succedendo nel mondo del calciomercato, nel mondo comunque della Juventus, anche perché ragazzi c'è un delirio totale. Sono tutti al delirio perché purtroppo ragazzi noi, essendo la Juventus, abbiamo sempre un trattamento diverso, un trattamento riservato. Perché noi siamo la Juve e tutto il resto del mondo ci odia. E giustamente gli altri giornalai, essendo comunque delle persone zerbine che comunque ri ricevono gli ordini, sono indottrinati a dovere dal loro editore, giustamente loro la narrano così come vogliono loro dal mondo delle favole. Perché giustamente ragazzi è il loro lavoro e devono portare il pane a casa. Ad ogni modo, followers, prima di iniziare con la seduta di quest'oggi, io vi ricordo il momento tenerezza. È importantissimo fare l'iscrizione al canale del vostro Yugufo. Ricordate che è gratuito, basta fare clic lì sotto sul tasto iscriviti, a voi non costa veramente nulla, però aiuterete tantissimo la crescita e lo sviluppo di questo canale. E poi ragazzi, voi lo sapete, adesso è possibile farlo perché Peppino Chinè, detto Ossobuco, non ci sta ragazzi, adesso è il momento per fare l'iscrizione al canale perché poi Peppino ritorna. E non potrete iscrivervi al canale perché lui comunque vi viene a cercare e vi potrebbe deferire. Followers, parliamo di cose importanti. Voi sapete che Gabri Gravina è uno dei migliori presidenti proprio in generale. Lui è il presidente numero uno, è quello proprio più bravo di tutti. A prescindere da quanto esiste la FIGC o prima, lui comunque è uno dei più bravi. A parte che se l'è detto lui da solo perché ragazzi, chi si vanta da solo vale un fagiolo e lui giustamente non gli importa, lui ha detto no, da quando esiste la FIGC io sono stato il migliore. Ragazzi, figura di merendina, non ci siamo qualificati al mondiale. Figura di merendina a destra e a manca, non vi dico tutte le porcate che ha combinato, non vi dico tutte le cose che sono successe sotto la sua gestione, però ragazzi lui è uno dei migliori presidenti, lo ha detto lui e giustamente così. Però lui ha dei poteri, ragazzi. Voi sapete che il superpotere di Gabri Gravina è che quando lui parla ti fa incazzare. Lui lo fa perché, ragazzi, ti fa incazzare. E giustamente non si smentisce mai e ha parlato, ce lo ha detto anche lui a Bodi, che ha parlato proprio di Gabri Gravina. E Gabri Gravina è il nostro presidentone, è il presidentissimo, c'ha comunque le idee molto chiare. Gravina mi ha detto che intende fare un passo indietro. Ah, quindi noi tutti abbiamo detto, beh, oh, è giusto, lui ha capito comunque che ha sbagliato, vuole fare un passo indietro perché giustamente non siamo andati al mondiale. Figura di merendina, gestione proprio pessima del calcio italiano, non riusciamo proprio a farci valere né in Europa né nel mondo, facciamo sempre delle brutte partite, poi non solo, tanti problemi, i diritti TV e questo e quell'altro, proprio non ne è azzeccata una questo qua, quindi giustamente no, fa un passo indietro. Intende fare un passo indietro, ma vuole essere libero di decidere senza imposizioni. Vabbè, io fin qui dico, vabbè, senti, sei libero di andartene a fanculo. Io, cioè, io glielo direi così, cioè, senti, non ti senti obbligato, eh. Fallo quando vuoi tu, hai 24 ore di tempo, prenditi tutto il tempo, però te ne devi andare. Non è che ti stiamo obbligando, però per forza di cose devi andare via. Te ne devi andare, no? Si può dire in questo modo, però dice... Vuole prima capire in che mani lascia la FIGC. Eh no, ragazzi, e qui giustamente arriva l'incazzatura. Cioè, io non capisco, no? Cioè, tipo... Lui perché? Cioè, perché questa cosa? Perché lui vuole capire in che mani lascia la FIGC? Le mani che non sono tue, qualsiasi altre mani, pure le mie, vedi che mani c'ho? Vedi, c'ho delle belle mani. Alla fine... Basta che te ne vai. Perché non è che devi sapere chi lascia la FIGC. Tipo, io dico, vabbè, va. Ragazzi, vi regalo la mia macchina. Qui ci stanno le chiavi, vi regalo la macchina. Voglio sapere però a chi la do. Magari uno che sappia guidare. La preoccupazione qual è? Che uno sappia guidare. Che uno che comunque non la manda a demolizione. Uno che me la curi. No, tu dici, vabbè, voglio sapere a chi la regalo. Questo qua. Dove vai a trovare? Pure tu che sei bravissimo, Gabri Gravina. Dove vai a trovare uno più imbecille di te con la gestione della FIGC? Dove vai a trovare uno che riesce... Non è che dice, senti, io devo fare peggio di Gabri Gravina, uno che proprio ci pensa, dice, oh, io devo riuscire a fare l'impossibile, a fare peggio di Gabri Gravina, questo qua addirittura adesso lui dice, no, devo sapere a chi, vabbè, io me ne vado, però dobbiamo dare,
voglio garanzie che quando io me ne vado a dirlo subito come stanno le cose. Dillo chiaramente, Gabri Gravina, di senti, io me ne vado pure subito, però voi dovete dare proprio le chiavi in mano e date tutto in mano a Beppe Marotta. Facciamo, deve continuare la Marotta League, io non me ne vado se non vada, se non date tutto in mano a Marotta. Dillo subito, stai facendo tutti questi giri di parole. Alla fine, ragazzi, è questo il problema suo, lui è preoccupato, dice, boh, io me ne vado, però comunque deve rimanere tutto. Cartonato tutto la Marotta League, mi raccomando, ci abbiamo messo 20 anni per riuscire comunque a tornare a vincere con la Cartonese e quindi giustamente lui si preoccupa, ragazzi, si preoccupa di questa cosa. Ad ogni modo, followers, non è l'unico preoccupato, si è preoccupato pure Lotti. Attenzione, perché l'ho tutto al messaggero, ha detto: ci sono società con i patrimoni netti negativi da 500 milioni di euro che dovrebbero portare i libri tribunali. Dichiarazioni di Lotito, che è un onorevole, che comunque è il presidente di una squadra, una delle squadre più importanti a livello italiano, perché comunque la Lazio è una squadra importante, fa queste dichiarazioni, dice: ci sono società che dovrebbero portare i libri in tribunale. Io adesso no, io così, io alzo le mani, perché ragazzi, non si sa mai, alla fine noi non è che vogliamo fare sempre quelli che vanno in un'unica direzione sempre a rompere le palle. Io non è che voglio che Peppino Chinè, detto Ossobuco, debba lavorare assai, perché poi lui si stanca, suda, si deve fare la doccia. Cava, ho perso gli occhiali, non posso defenire la Juventus, vanno trovati più presto possibile. No, lui giustamente deve stare calmo, io non è che lo voglio influenzare, però ci sono delle dichiarazioni, magari la procura dice: oh, squadre che devono portare i libri in tribunale. Non è che quando uno parla dice: e ciù, hai fatto uno sternuto bianco-nero, andiamo a investigare la Juve, la Juventus va indagata. Ma io sono allergico, no, dobbiamo indagare la Juve, era uno sternuto bianco-nero, confermate subito. Adesso uno dice proprio: oh, vedi che ci sono delle squadre che dovrebbero portare i libri in tribunale. Non è che per caso, io dico per caso, se vuoi lasciare un attimo 10 minuti, così come hai deferito il Cosenza, ti metti lì un attimo, 10 minuti, dici: parliamo un attimo con Lotito, magari parla di qualche squadra che mi interessa, che non è l'Inter, perché se l'Inter non ci parla, dici, magari c'è la Roma, ci può essere un'altra squadra. Dico io, non è che voglio insistere, se vuole Peppino Chinè, se vuole, ragazzi, è il benvenuto, non lo vogliamo obbligare. Ad ogni modo, cari followers, voglio parlare di una cosa. Vi voglio parlare di Coop Miners. Voi sapete che Coop Miners, io vi do questa informazione, lui il 21 marzo 2024 ha detto a The Telegraph, uno dei più importanti organi sportivi, no? Media sportivi, ha detto: ho detto il 21 marzo 2024, ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Io vi devo ricordare una cosa, che Coop Miners era molto vicino al Napoli, perché se lo voleva comprare il Piagnapoli, perché loro, ragazzi, Sigaro, c'hanno i soldi, c'erano un sacco di soldi, hanno offerto un sacco di soldi, perché comunque, ragazzi, l'unico club in Italia, ma forse nel mondo, ma forse nell'universo, l'unico club che ha inventato l'Urlo Champions e che ha i soldi è il Napoli, ragazzi, perché hanno costruito prima l'Urlo Champions e poi dopo, sull'Urlo Champions che ha inventato il tifoso del Napoli, hanno costruito la canzone The Champions. Sapete quella canzone, quando c'è la partita? L'hanno costruita sull'invenzione dell'Urlo Champions del tifoso napoletano, per chi non lo sapeva. E ad ogni modo, anche loro, a parte questa cosa, ragazzi, i napoletani dice: vabbè, noi volevamo Coop Miners, noi ci abbiamo i soldi, siamo l'unico club al mondo che inventa l'Urlo Champions e per questo noi abbiamo i soldi. Loro volevano vendere a 200 milioni Kvaratskhelia e Osimhen al PSG, però Chiattariello, che è uno bravo, tirava sul prezzo e si faceva avere 220 milioni, ragazzi. Quindi loro Coop Miners lo avevano comprato occhi chiusi. Pare che lui poi non sia andato al Napoli, e quindi lui il 21 di marzo ha detto all'Atalanta: io me ne voglio andare. Lo ha detto lui, ragazzi, non è che lo stiamo inventando noi perché vogliamo dire che inventare cose, no, lo ha detto lui. Allora, vedete un po' che purtroppo quello che succede adesso è che
La Juve ruba. No, ragazzi, io ve lo dico, cioè, preparatevi perché la Juve ruba. Voi avete mai visto un club che si vuole comprare Cop Miners? Vedete, si è incazza Gasperini, dice, ma questo qua, vedi, c'ha un accordo con la Juventus, così, giustamente, i moralizzatori, quelli che di calcio ne capiscono, perché loro sono delle persone oneste. La Juve ruba, e vedete, sono sempre loro, ragazzi, ha parlato anche lui. Uno che comunque è una persona obiettiva, ragazzi. Cioè, io ve lo voglio far vedere perché lui... Poi voi mi venite a dire delle cose, eh. Lui è un obiettivo, io ve lo faccio vedere. Stiamo parlando di Carlo Alvino, detto Zerbino, ragazzi, purtroppo. Cambiano i presidenti, il consiglio di amministrazione, i direttori sportivi, tutto quello che si può cambiare. Ma il marcio resiste, dura, persiste, permane, sopravvive ai cambiamenti perché nel loro DNA. Quindi ragazzi, avete visto che purtroppo sono cose che succedono, lo dice anche Carlo Alvino, detto Zerbino, dice, vedete, questi qua rubano, ma la Juve ruba, cioè tu come puoi fare questa cosa che ti vuoi comprare Cop Miners se c'hai l'accordo con il calciatore? Non si fa, lui non se ne vuole andare, è la Juve che gli mette queste cose in testa, l'Atalanta neanche lo vuole vendere, la Juve ruba, ragazzi, fate che la Juve ruba. In effetti, ragazzi, ci sono degli articolini che io vorrei farvi vedere a voi, no? Però qui alla fine non si tratta, il DNA persiste, permane. Salernitana e Napoli a nervi tesi. Il caso Paolo Sousa divide Iervolino e De Laurentiis. Voi vi ricordate che questo è fatto proprio dell'anno scorso, a giugno, quando alla fine i tifosi del Pianiapoli fanno finta di nulla, però il loro presidentello, Aurelio De Piangentis, aveva contattato Paolo Sousa perché stava disperatamente cercando di trovare, di mettere un nuovo allenatore per il Napoli. Alla fine avete divertito tutta Italia assumendo Walter Mazzari per un certo periodo, però alla fine vedete che loro stanno cercando l'allenatore, hanno parlato con l'allenatore della Salernitana senza avvisare il club. Però ragazzi, queste sono cose alla fine che ci sta, cioè, perché alla fine la Juve ruba, però loro hanno contattato l'allenatore della Salernitana, avevano anche indotto, forzato, cercando di abbindolare Italiano per lasciare la Fiorentina, lo hanno cercato di convincere, però ragazzi, bazzecole, il DNA rimane comunque sempre, cambia il consiglio di amministrazione, cambiano le cose, ragazzi. Vi ricordate, per esempio, poco tempo fa, comunque noi abbiamo venduto Sulè, è stato venduto comunque alla Roma, e vi ricordate che la Juventus voleva una cifra e giustamente loro hanno fatto pressione perché avevano già l'accordo con il calciatore se ne voleva andare, il calciatore si impuntava, manca solo l'accordo per convincere la Juventus, era un accordo, però se si tratta della Juve, la Juve ruba, ragazzi, la Juve ruba. Vi ricordate poi, ragazzi, parlando dei cartonati, vi ricordate come hanno comprato De Frey, no? Questo che adesso praticamente è un dolore al culetto, però prima, quando l'hanno comprato, ragazzi, addirittura loro l'avevano comprato prima che terminasse il campionato, anche perché De Frey fece il fallo da rigore per permettere alla propria squadra, perché poi già era la sua propria squadra, di accedere alla Champions League, con annesso pianto in diretta per fare finta che maggio è sbagliato, voglio, ha fatto un bel fallo da rigore. Però ragazzi, alla fine sono cose che succedono, si possono fare. Vi ricordate sempre i cartonati che cosa si diceva di Pavard? Pavard vuole l'Inter e sciopera, salta la partita tra Bayern, che tra l'altro non si scrive così, ve lo devo far vedere, però ragazzi, non tutti i giornalai sono bravi, vedete, quando lui comunque vuole far capire che è una cosa che si può fare, vedete, bene la fretta, perché comunque le hanno detto, devi fare questo articolo pro Inter, e lui giustamente si è prostrato, scrivendo male Bayern, vabbè, non fa niente, Bayern, Benjamin Pavard vuole l'Inter e sciopera, salta la partita tra Bayern, Monaco e Augsburg. Vedete che lui dice, alla fine non si è presentato agli ultimi due allenamenti, no? E poi giustamente ragazzi, io ve lo dico perché voi dovete capire anche come sono le dinamiche al giorno d'oggi. Fanno il tifo, giustamente, dicono, bene, non si è allenato, così ce lo danno, così imparano perché noi lo vogliamo comprare. Facevano il tifo per avere Pavard, non si è allenato, bene, così si fa, in modo che lo fa la Juve ruba, ragazzi, sono tutti indignati.
state trattando male quella povera Atalanta, che c'ha pure una partita importante da giocare, Juve cattivona, il campionato col verme, perché giustamente ragazzi la Juve ruba. Ad ogni modo vedete come sono, ci sono tanti altri casi, io ve lo faccio dire, Milan, accordo con il giocatore, ora serve accontentare il Valencia. C'è anche sulle ala Roma, accordo con il giocatore, ora deve convincere la Juve. L'Inter ha trovato l'intesa economica con Cabal. Ah no, scusate ragazzi, qui hanno fatto delle valutazioni interne, poi alla fine Cabal non l'hanno preso perché sono stati loro che non lo volevano prendere. Hanno fatto delle valutazioni interne, qui il discorso è diverso. Ad ogni modo cari followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è un Coppo Miners. Yeah.